Ciao a tutti, oggi vorrei spiegarvi un breve tutorial su come si utilizza il pacchetto Evolution della Video Copilot. Allora, iniziamo subito con nuova composizione. Andiamo a chiamare sfondo. Lascio da 1280x720, 30 fotogrammi al secondo e durata 10 secondi. Poi vado su il pacchetto Evolution. Prendo le texture e vado a scegliere una texture, sempre quella in bianco e nero. Prendo la 22. Ora sono molto enormi come dimensione, andiamo un po' a scalarla. Bene, fatto questo, creo un nuovo livello, tinta unita. Lascio blu, va bene. Effetto, disturbo granulosità, disturbo frattale. Aumento un po' il contrasto. Qui lo lascio, diciamo, va bene qui così com'è. La luminosità la vado ad abbassare un pochino. Qui faccio taglia. Grandisco un po' la scala, anzi no, la diminuisco. Metto un po' la complessità. Impostazione interazione, influenza interazione. Andiamo, lo vado ad abbassare. Scala interazioni. Poi gli diamo l'animazione, accendo la sveglietta, mi porto alla fine, mi do 12, vediamo se è abbastanza. Sì, va bene. Poi se vogliamo usare il cervello di, se per caso a noi non ci piace come l'abbiamo creata la nostra texture, o non riusciamo a fare un'alternativa che ci piace abbastanza, possiamo usare il cervello del programma di After Effects, che sarebbe questo. Il brainstorming. Basterebbe cliccare sull'effetto, cliccare qui e si aprirà la finestra dove ci sarà il brainstorming. Praticamente questo calcolerà tutte le possibilità di come si può applicare l'effetto. Andiamo avanti. Se noi, vedete, clicchiando sul brainstorming lui farà altre alternative. Per esempio, a noi ci piace questa, dobbiamo fare altro che prenderla, applica composizione. E lui lo applicherà qui. Chiudiamo, effetto, color correction, CC tuner, blu. Effetto. Stilizza bagliore, mettiamo l'intensità bagliore, raggio del bagliore, diminuiamo la soglia, diminuiamo effetto, sfocatura e contrasto. Controlla sfocatura. Sfochiamo un pochino. Bene, ora dobbiamo fare metodo fusione. Moltiplica. Ok, magari possiamo aumentare un po' il bagliore. Mettiamo il bagliore. Il raggio. Diminuiamo la soglia. Ok. Bene. Questo sarà il nostro sfondo. Ora andiamo su progetto. Clicchiamo qui, crea nuova composizione.
mettiamo fiori, sempre uguale. Ora prendiamo, andiamo su, chiudiamo un texture, prendiamo il flourish e ne scegliamo qualcuno, prendiamo magari il 20 che... Ah, c'è un problema. Siccome lo sfondo è bianco di questa composizione, chiaramente non si vede perché i fiori sono bianchi. Quindi dobbiamo fare composizione, colore sfondo, scegliamo il colore nero. Ok. Ora, se andiamo avanti nella timeline, vediamo il fiore. Impiccioliamolo. Impiccioliamo, lo spostiamo qui. Ok, facciamo tenendo, cliccando sul flourish, facciamo duplica e duplica per 3 volte, 3 livelli di flourish uguali. Ora qui ci sarà la, se c'è attivata la modalità switch, non ci fa vedere il nostro livello, basta cliccare per renderlo 3D, tutti e tre. Teniamoli alla fine della transizione. Andiamo sul primo flourish, trasformazione, rotazione, ah, scusate, non è questo. Rotazione in X e portiamo a 90. Ci abbassiamo. Andiamo un po' in avanti. Così uguale l'altro. Possiamo fare intanto, chiudiamo questo. Trasformazione in X 90 uguale, ci abbassiamo, spostiamo in fuori e verso di noi, però questo no, questo dobbiamo fare, diciamo, meno 90. Meno 90. Ok, bene, ora facciamo un attimo, no, giriamoli di più. Vuole anche l'altro. Poi rotiamolo in rotazione Z, meno 67, più 67, spostiamolo un po' in fuori, li posizioniamo. Lo stesso per l'altro. Mi sembra più piccolo, è semplicemente perché va trascinato un po' verso di noi. Ok, cliccandoli tutti e tre, tenendo premuto il CTRL, li scaliamo.